spettacolo a cui tengo molto, ispirato al testo testamentale di Bernard Heldenplatz, Piazza degli Eroi. È un testo cruciale perché appartiene, diciamo, al furore politico di Bernard. Parla, diciamo, di un'Europa in cui ritornano i germi dell'antisemitismo, e dentro la forma perfetta di un testo quasi cecoviano si parla di un suicida. Tutti i personaggi che si avvicendano sulla scena compongono il mosaico psicologico di questo personaggio. Ma quello che è veramente importante è che è un testo sull'Europa, sull'identità europea, sulla fragilità di questa identità e sui mostri, sui fantasmi che ancora vi si annidano. Insomma, lui è quello là vicino alla morte che può permettersi di dare colpi d'ascia a destra e a sinistra. Cioè, può permettersi di essere uncorrect, insomma. E questo lo fa anche per sostenere il suo dolore e il dolore delle nipoti. Cioè, per, come dire, per non indulgere al dolore, insomma. Essendo convinto, come Bernard, che la fine è la nostra meta. Avrei addirittura voluto metterlo in scena qualche anno fa, ma non ne avevo i mezzi. E sono stato felice di questa scelta. E sono felice di recitarlo, insomma. Sono una cosa che mi soddisfa. Cioè, il teatro è emozione, però anche riflessione. Quindi questi elementi di inquietudine devono passare nel teatro. Poi mi piace particolarmente la prosa di Bernardo, cioè questi suoi abitamenti, queste sue ripetizioni, allitterazioni. E poi, secondo me, è anche di una grande intelligenza teatrale. Cioè, lui mette un prologo in cui, tutto sommato, si parla di lui, del suicida come uomo, insomma, in qualche modo. Poi ci mette il fratello in cui si parla del mondo, oltre che. E poi c'è questo pranzo che, appunto, che è anche un colpo di teatro. Poi chi lo verrà a vedere, vedrà. Capiva, le figlie non lo capivano. Un uomo di pensiero non viene mai capito, diceva sempre il professore. Un uomo di pensiero è sempre incompreso. E